Vendere all'estero, aumentare il giro d'affari soprattutto su mercati esteri, ma anche in Italia attraverso il web, è una delle strategie che oggi sembrano avere maggiore impatto. Vendere all'estero è senz'altro un elemento importante, ma anche vendere con e-commerce, non soltanto all'estero ma anche nel nostro paese, ha un impatto notevole, non fosse peraltro che incassi immediatamente. Generalmente questi pagamenti, queste transazioni avvengono attraverso carta di credito, quindi ti assicuri un flusso di denaro immediato. Come fare? Ma innanzitutto credo che la strategia parta dall'affermazione del proprio brand. Perché sono diverso? Ho visto molti imprenditori commettere l'errore di pensare che il proprio prodotto fosse così forte, così potente, da poter scardinare mercati esteri, da poter battere la concorrenza. Oggi bisogna crearsi prima una reputazione. Che cosa stiamo facendo per poter crescere di reputazione online e offline nella vita reale? La prima parte della strategia, secondo me, comincia da qui. Definire qual è il nostro valore aggiunto e trovare i canali giusti per farli conoscere, non soltanto in Italia, ma anche all'estero. Attraverso filmati, attraverso blog, attraverso articoli, attraverso contatti con i media. Oggi non è più così impossibile entrare in contatto con quella che una volta si chiamava stampa, anche perché molta di questa stampa oramai è web, sono siti web, web magazine, fashion blog, blog che parlano dell'argomento nel quale tu stai operando, nello stesso settore, e che possono servirti ad accrescere la tua reputazione. Poi cerchiamo di capire quali sono i canali attraverso i quali andare all'estero, quali sono i paesi nei quali avere maggior impatto. Il gusto che stai proponendo è lo stesso che serve negli altri paesi, è lo stesso che viene approvato negli altri paesi. Cerchiamo di definire bene quali sono i paesi nei quali è opportuno andare. Esistono delle forme di dazi, delle forme di tassazione tale che mi sconsigliano alcuni di questi paesi? Ad esempio, il Brasile è una delle mete più gettonate oggi. Tutti vogliono andare in Brasile perché è un paese enorme e di grande crescita. Peccato che il Brasile abbia dei dazi che impongono l'impossibilità quasi di andare a vendere in Brasile. Ad esempio sull'abbigliamento si parla del 70-80% tra dazi e tasse locali. Invece, se vuoi produrre in loco, puoi farlo con più facilità perché ci sono investimenti che permettono di aprire stabilimenti in Brasile praticamente a fondo perduto. Questo è solo un piccolo esempio, ma il mio prodotto si venderà meglio negli Stati Uniti, in Canada, in India, in Cina, a Singapore, in Argentina, in Cile. Bisogna capire qual è il mercato più adatto, il mercato che è raggiungibile online oppure offline attraverso i canali più giusti. Vuoi provare a capirne di più? Volentieri posso darti qualche consiglio in forma del tutto gratuita e informale, così per vedere se anche la mia reputazione può valere per te, se la mia esperienza può valere per te. Contattami a questo indirizzo mail e vediamo che cosa possiamo fare insieme. Grazie.